Ciao a tutti, oggi sono qua per consigliarvi delle letture leggere, perfette per staccare un po' la testa, spensierate ma non frivole. Ho selezionato alcuni titoli fra libri e fumetti che secondo me sono perfetti. Prima però di svelarvi i titoli in questione, vi ricordo che se volete sostenere il canale potete farlo iscrivendovi, abbonandovi, mettendo mi piace a questo video e commentando qua sotto. Qua sotto in descrizione trovate poi i miei codici sconto da affiliata e i link da affiliata attraverso cui potete acquistare quello che vi volete, una percentuale andrà a sostenermi, e poi trovate anche il link a Ko-fi nel caso voleste offrirmi una simbolica tazza di tè. Grazie mille a tutti. Partiamo con un libro che ha l'estate già nel titolo, Abbandonato sulle strade di agosto, di Ito Takami. Questo libro è edito Lindau, ha un prezzo di copertina di 14 euro e si tratta in realtà di un racconto. Il nostro protagonista fa un lavoro molto particolare, ovvero si occupa di rifornire tutte le macchinette automatiche che si trovano in giro per Tokyo. E in particolare in agosto è fondamentale riempire soprattutto quelle di bibite più volte al giorno in modo che nessuno rimanga senza. Durante il suo lavoro si confida un po' con la collega perché sta attraversando un momento molto particolare, infatti sta divorziando dalla moglie. In sostanza questo racconto ripercorre un po' la storia di queste due persone, come si sono incontrate, come hanno deciso poi di sposarsi e che cosa è andato storto. È un libro che secondo me paradossalmente riesce a comunicare in maniera molto efficace l'incomunicabilità di coppia. È una storia da ombrellone abbastanza leggera ma che fa comunque riflettere sulle dinamiche che si possono instaurare su due persone, in questo caso legate da un sentimento, da una relazione amorosa, ma secondo me si può ben applicare anche ad altre situazioni come nel caso dell'amicizia. Altro titolo del cuore per quanto mi riguarda è La taverna di mezzanotte di Haro Abe, edito Bao Publishing al prezzo di 17 euro. Questo è in realtà il primo di una serie, al momento se non sbaglio sono usciti 3 volumi e sarà una lunga serie di fumetti incentrati su questa taverna molto particolare che apre a mezzanotte e che è gestita da una persona disposta a cucinare qualsiasi cosa a patto che abbia a disposizione gli ingredienti, quindi spesso i clienti chiedono allo chef di fare insomma dei piatti della loro infanzia a cui sono legati particolarmente, in molti casi gli portano gli ingredienti per preparare tale pietanza. È una raccolta di storie in realtà molto quotidiane, si parla di famiglia, di amicizia, di lavoro e così via. È una storia molto quotidiana, leggera, perché appunto fruibile secondo me anche in diversi momenti, non è necessario leggerlo tutto d'un fiato, ma appunto si può gustare anche poco alla volta. Se poi amate come me la cucina, soprattutto quella tradizionale giapponese, vi innamorerete di questi piatti. Il libro dell'estate di Tove Jansson è invece edito da Hyperborea, credo che adesso ci sia un'edizione totalmente diversa da questa, e il prezzo di copertina è di 9,50 euro. Anche in questo caso si tratta di un titolo abbastanza corto, perfetto secondo me da portarsi sotto l'ombrellone, anche perché è ambientato proprio in estate, in un'isola finlandese, vede per protagoniste una nonna e sua nipote. Bellissimo il connubio fra quest'isola, in parte un po' selvaggia, si respira molto l'aria di vacanza di estate, e i vari momenti di vita quotidiana fra questa nonna e sua nipote. Ci sono degli scambi spesso leggeri che fanno molta tenerezza, soprattutto perché da una parte abbiamo una bambina, quindi una persona che si è appena affacciata alla vita, e dall'altra una persona anziana che quindi è, diciamo, al termine del suo percorso, e quindi è molto curioso vedere due punti di vista così diversi su faccende di tutti i giorni. Watakoi di Fujita, edito invece Planet Manga al prezzo di 8,90 euro. Anche in questo caso si tratta di una serie che, se non sbaglio, si concluderà con 11° volume, che vede per protagonisti due giovani che dopo tanto tempo si rincontrano sul posto di lavoro. Qua sono delle persone, diciamo, più che rispettabili, passatemi il termine, ma in realtà nascondono una passione che appunto non hanno molto piacere di far sapere, perché molte persone associano l'essere otaku all'essere una persona un po' strana. Hanno infatti passioni per i boys love, i videogiochi, le convention, il cosplay, tutte cose a cui sono attratta per certi versi anche io, quindi è stato molto bello vedere tutte queste persone appassionate e allo stesso tempo vedere una loro faccia diversa
diversa al lavoro con altre persone e poi, diciamo, di nascosto fra di loro creare questo gruppetto di super appassionati. È una sorta di commedia sentimentale, molto simpatica e divertente, che gioca un po' sugli equivoci e sulla doppia faccia delle persone e che vede per protagonista anche tutte queste passioni molto simpatiche e divertenti. Botteghe di Tokyo di Mateusz Urbanowicz, scusate la pronuncia di questo autore polacco, è invece un libro illustrato edito all'Ippocampo al prezzo di 25 euro. L'autore ha per un periodo vissuto a Tokyo e in questo libro ha disegnato alcune botteghe, alcuni negozi alimentari, librerie, eccetera eccetera. Da una parte abbiamo la facciata, diciamo, principale, dall'altra invece dei piccoli dettagli dell'edificio che vengono poi brevemente spiegati, perché sono stati rappresentati in questo modo o che cosa significano e le eventuali modifiche che sono state fatte dall'autore. In alcuni casi infatti i palazzi non ci sono più o sono stati modificati o ci sono state delle scelte, diciamo, stilistiche dell'autore. Se vi piace il Giappone poi è sicuramente un bel pezzo, diciamo, da collezione. Attraverso tutte queste botteghe è anche possibile capire un po' meglio alcuni dettagli dell'architettura, alcuni simboli che vengono utilizzati, i materiali anche delle strutture e così via. È una lettura leggera anche perché in realtà non racconta chissà che cosa della città. Infatti qualcuno mi ha chiesto se potesse essere considerata una guida per Tokyo. No, viene raccontato proprio il minimo indispensabile su quanto riguarda l'edificio. E quindi è una collezione di piccole curiosità o perle riguardanti questi posti. Attraverso questi poi si possono sicuramente conoscere magari delle cose nuove per quanto riguarda la cultura giapponese, soprattutto se siete agli inizi, però non la definirei assolutamente una guida. Case di Yamada di Romi Takashima, edito J-Pop al prezzo di 6,50 euro, anche in questo caso il primo volume di 5. Ve lo consiglio perché secondo me è uno yuri manga molto carino. Lo yuri è essenzialmente un manga concentrato sull'amore fra ragazze, che in questo caso è veramente molto molto soft, quindi non aspettatevi scene esplicite. È semplicemente la storia di due ragazze molto diverse fra di loro, perché una di queste si occupa del giardino della scuola, l'altra invece è una ragazza molto popolare che fa l'atleta, che si incontrano e iniziano, diciamo, a frequentarsi. Quindi inizialmente il tutto è un'amicizia che pian piano cresce. Il fumetto è strutturato per episodi, quindi sono come dei racconti, tra virgolette, a sé stanti, che ci raccontano vari momenti affrontati dalle due ragazze, quindi la loro conoscenza che man mano si approfondisce. Le balene mangiano da sole di Rosario Pellacchia, edito Feltrinelli a prezzo di 16 euro, è la storia di un rider qua a Milano che durante una delle sue consegne incontra un bambino con cui instaura una particolare amicizia. Lo so, può sembrare strana l'amicizia fra un bambino e un adulto, ma in realtà ciò che unisce questi due ragazzi è la passione per il calcio. Inoltre questo bambino non ha mai avuto una vera e propria figura paterna e quindi rivede in questo ragazzo, non dico un padre, ma una figura di riferimento, diciamo così. È una storia molto carina, fresca, piuttosto leggera, riguardo appunto alcuni aneddoti sul lavoro di rider qua a Milano, che penso abbia avuto particolare visibilità comunque negli ultimi anni. Quanti di noi si sono ritrovati a ordinare da sport, no? Quindi è secondo me interessante vedere qualche dinamica dietro questo mestiere. Poi c'è questa amicizia molto molto tenera e affettuosa che addolcisce tutta la storia. A proposito di tenerezza, Fatti Forza Nakamura di Hyundai, edito J-Pop al prezzo di 6,90 euro. Si tratta di un volume unico. La storia è infatti quella di un ragazzo molto molto timido che si prende una cotta a prima vista per un altro ragazzo. Il problema è che non ha mai parlato con questo individuo, quindi non sa bene come approcciarsi, non sa bene come iniziare una conversazione con la persona da cui è attratta. È un amore totalmente platonico, diciamo così, ed è la storia di come questo ragazzo tenterà di avvicinarsi, anche solo rivolgere la parola al suo grande amore. È una storia super divertente, molto molto carina e tenera. È un fumetto di cui non ho sentito parlare secondo me abbastanza, perché io me ne sono veramente innamorata, mi ha fatto ridere tantissimo e poi ci sono delle scene tenerelle secondo me. Uno dei miei classici preferiti di sempre, Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen, in questa edizione che è veramente fighissima, edita Rizzoli, e ha un prezzo
di 25 euro, oltre ad avere, vabbè, una copertina pazzesca, le pagine arancioni, contiene anche delle illustrazioni, ma penso che sia facile trovare una qualsiasi edizione di Orgoglio e Pregiudizio, non c'è bisogno di arrivare a tanto per poter leggere questo classico, che secondo me è perfetto per la categoria libri un po' spensierati e leggeri, ma non frivoli. Ed è anche perfetto secondo me per quelle persone un po' intimorite dai classici, che hanno paura siano troppo pesanti o hanno paura di non cogliere tutte le varie sfumature o di non capirli, di non saperli apprezzare. Per me è stata veramente una rivelazione questo libro. Protagonista è la famiglia Bennett, formata dal padre di famiglia, sua moglie e 5 figlie. Quindi in mancanza di un figlio maschio è necessario far maritare tutte le figlie femmine. E quindi ci si sofferma in particolar modo su una delle figlie, diciamo, più belle, perché si trasferisce vicino a loro una persona piuttosto importante. Quindi combinare il matrimonio con una persona, insomma, influente o comunque ricca, che abbia una certa posizione e prestigio, è fondamentale. Non mancano però incomprensioni e difficoltà. È una storia che ho trovato per certi versi divertente, perché non tutte le ragazze sono disposte a lasciarsi, diciamo, manovrare al loro piacimento. Non tutte seguono, tra virgolette, il buon senso dell'epoca, ma cercano di far valere i loro diritti, anche se è un'epoca in cui le donne non hanno un vero e proprio diritto, purtroppo, su tante tante cose. Però ci sono delle personalità piuttosto forti per il periodo in cui è raccontata questa storia, quindi è molto divertente vedere questi scontri, oltre al risvolto sentimentale, quasi romantico. Ultimo titolo per oggi, Metamorfosi di Kaori Tsurutani. Edito J-Pop al prezzo di 9,90 €, è una serie composta da 5 volumi. Si parla di un'amicizia particolare nata fra un'anziana signora e una liceale. Che cosa avranno mai in comune queste due donne? La passione per i boys love. Infatti le due si incontrano in libreria. La signora anziana era un po' che non si recava e scopre che esiste un genere chiamato boys love. Quindi inizia ad approcciarsi e se ne innamora. Torna quindi in libreria e viene notata da una delle commesse, che è appunto una ragazza liceale, anche lei appassionata. E quindi questa comune passione le unisce. Iniziano a frequentarsi, a sentirsi e a scambiarsi opinioni su quello che leggono, ma non solo. Una storia veramente molto carina, di questa amicizia molto tenera, di nuovo con due punti di vista sulla vita molto differenti. Spensierato il giusto per staccare la spina e per sognare un po' quei momenti in cui anche noi eravamo alla ricerca di una persona con cui poter parlare, confrontarci sulle nostre passioni. Fatemi sapere qua sotto nei commenti quale altra lettura più leggera consigliereste voi, libri e fumetti è indifferente, e se avete letto uno di questi titoli che vi ho consigliato oggi. Spero che il video vi abbia tenuto compagnia e che vi sia stato utile. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!